Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Pronto? Mi senti? Sì, sì, io ti sento, ecco. Ecco, ora va bene, va bene. Controlla l'inquadratura. No, non così, no. Sposta un pochino a sinistra. Sì? Sì, ci siamo, ci siamo. Aspetta. Aspetta, non ti sento più. Controlla il microfono. Controlla il microfono. Ma possibile che ogni volta è sempre la stessa storia? Che la diritta via era smarrita. È un disastro. Nel mio ristorante il fatturato è crollato perché non c'è gente. Gli uffici sono chiusi e quindi ci mancano i clienti abituali. Ho il personale in cassa integrazione e questa volta, onestamente, non lo so se ce la faremo, veramente. Che la diritta via era smarrita. Va come va, in cascino perché è un problema grosso. Adesso sul bar ho dovuto mandare i dipendenti in cassa integrazione, un casino che non finisce più. E adesso lavoro io, fo qualche sport, ma fuori è freddo, la gente pia niente. E tiriamo avanti, ma la vedo buia. L'aperitivo non si fa più e comincia a essere un problema, speriamo bene. Che la diritta via era smarrita. Insegno italiano nella scuola secondaria. La DAD può essere utile, ma in emergenza e per brevi periodi. Perché i ragazzi hanno bisogno di essere in presenza, a scuola, di socializzare, del contatto con gli insegnanti. Spero che tutto questo finisca presto. Basta! Io voglio tornare a scuola! Mi mancano i compagni di classe, gli insegnanti. Con la DAD non è la stessa cosa. Riaprite le scuole! Mi sono trasferita nella campagna ombra. Sì, l'ho fatto. Ho affittato una casa con giardino così i miei figli possono stare finalmente all'aria aperta e lavoro a distanza con la mia azienda che ha la sua sede a Roma. Mi trovo bene, anzi, credo di rendere in termini qualitativi ancora di più. Ma non vedo l'ora di tornare in ufficio con i miei colleghi. E sarà molto presto, lo sento. Ce la faremo. Sì, ce la faremo. Ne sono sicura. E quindi uscimmo a rivedere le stelle.